Ben ritrovati a tutti quanti, amici di Atlantide. Il buon vecchio Dave Grohl aveva detto: è un album da festa del sabato sera. Medicine at Midnight. Decimo album in studio dei Foo Fighters, registrato in una vecchia casa di Encino, California, pensato per le grandi platee e registrato sul finire del 2019. Sarebbe dovuto uscire nel 2020 per festeggiare i 25 anni di carriera del gruppo. 2020 in cui tutto è andato storto, come sappiamo bene. Siamo onesti, a questo punto della loro carriera nessuno li avrebbe incolpati se si fossero attenuti alla loro formula vincente e avessero composto un album grunge rock telefonato. Invece hanno preso tutto quello fatto finora, frullato e ne hanno aumentato l'ottimismo. Il risultato è un suono più groove e funk in una versione sorprendentemente rinfrescante dopo un quarto di secolo come band. Scherzando, è stato definito da Dave Grohl come Let's Dance dei Foo Fighters. Il disco inizia con Making a Fire, che mescola una chitarra rock alternativa anche un po' grunge degli anni 90 con un coro gospel. Il Grohl qui sembra confessarsi perché dice: ho aspettato una vita per vivere. Un inaspettato gospel felice, dicevamo, e completato da un ritornello na 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 che si aggiunge alla pura positività dell'apertura nel ritornello. Forse qui dovuta alla prodigiosa voce della figlia di Grohl, quella che si sente nel coro. Un ottimo incipit per un album. Shame Shame, il secondo pezzo, si distingue per essere semplicemente la canzone più oscura dell'album, languida e recitativa. Era il singolo principale e dopo aver ascoltato tutte le tracce, ora sembra una scelta strana, in quanto non è esplicativa di ciò che avverrà nel resto dell'album. Un loop di batteria che entra nel profondo del tuo cervello e ci rimane. L'euforia espressa nel primo brano dell'album continua il suo corso in Cloud Spotter, in cui spicca una voce femminile che doppia la voce di Dave durante le strofe. Elemento insolito nel passato della band, ma che risulta molto azzeccato. Ed eccoci a Waiting on a War, che si sviluppa in un crescendo graduale. Da ballad in pieno stile Foo Fighters, solo voce e chitarra acustica, per poi esplodere sul finale con rock energico e coinvolgente. La canzone successiva invece è la title track dell'album. Insolitamente cantata, a me ricorda Chris Isaak, per certi versi. Dal ritmo folk che riecheggia le vecchie canzoni da discoteca sul finire degli anni 70. No Son of Mine, secondo quanto riferito in alcune interviste, è dedicata a Lemmy dei Motorhead. È una canzone che è un po' un grido e lo fa solo per essere suonata negli stadi e nelle arene. Insomma, un inno rock completo, con più di un accenno a Ace of Spades, anche se non certo così frenetico. Un buon pezzo hard rock. È la tipica canzone che lascia uno stupido sorriso sulla tua faccia. L'unico ritorno ai primi Foo Fighters è Holding the Poison. Sembra qualcosa di uscito direttamente dall'album There Is Nothing Left to Lose ed è un rock apocalittico. Più che apocalittico direi glorioso. La voce stratificata si sviluppa dappertutto ed ha un ritornello accattivante che ancora una volta respira di live. Forse la canzone che definisce meglio i Foo Fighters attuali. Chasing Birds non andrebbe male nella mia playlist rilassante. E diciamo che i Flaming Lips sarebbero orgogliosi di questo brano. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, come dice il vecchio Grohl. È la cosa più vicina a una ballata, ma non risulta mai noiosa o stupida, né tantomeno triste e fuori luogo. La chiusura è tutta per Love Dies Young, che prende il via con una linea di chitarra al galoppo e francamente suona come un tripudio di allegria e spensieratezza. Chiude il cerchio, insomma. Con sole 9 tracce, poco più di 36 minuti, questo è l'album più corto dei Foo Fighters fino ad oggi. La band è riuscita a combinare tutti i suoi punti di forza, con alcuni suoni nuovi e divertenti. Pienamente consapevole che il rock è semplice e il divertimento sfrenato è tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno in questo momento. Questo album è stato composto nel periodo pre-pandemico e si sente tutto, con positività e ottimismo sparsi ovunque e intrisi nelle sue stesse forti ossa. Ottimo lavoro! Vi consiglio di ascoltarlo in qualsiasi ora del giorno. Anche per oggi finisco qui.
Vi ricordo di iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto e ricordatevi che la musica fa bene e vi vuole bene.